Antonio Trombetta, direttore provinciale CNA, oggi viene illustrato il piano integrativo dei laghi costieri del Gargano, Lesina e Varano. Cosa prevede questo piano? Ma il piano è stato da noi elaborato attraverso un processo partecipativo e con il coinvolgimento degli 8 comuni dell'area dei laghi, con la finalità di intercettare una legge regionale, la numero 63 del 2017, che sostanzialmente invita i comuni a proporre interventi integrati e coordinati su aree vaste per il rilancio turistico del territorio. Questa legge, che è del 2017, non è stata ancora utilizzata in regione. Noi siamo i primi a muoverci in questo senso e ci siamo sfidati su una domanda che tutti si pongono, cioè come mai in tutta Italia, dove c'è acqua, c'è ricchezza, soprattutto sul piano turistico, e in Puglia, dove ci sono i due più grandi laghi del Mediterraneo meridionale, alla presenza dei laghi corrisponde una marginalità economica, sociale e territoriale. E quindi abbiamo messo in piedi un momento di confronto per ragionare sul che fare. Quello che presentiamo oggi è il che fare dal punto di vista dei comuni e del territorio. In poche parole, cosa bisogna fare e cosa si può fare? Quello che secondo noi va fatto è, da un lato, una infrastrutturazione del territorio per consentire una fruizione sostenibile dal punto di vista turistico dei laghi di Lesina e di Varano. Noi non dobbiamo mai dimenticare che questi importanti corpi d'acqua insistono nel Parco Nazionale del Gargano, sono soggetti alla vincolistica SIC e ZPS e dobbiamo sempre ritenere che questa è una risorsa, non una negatività, non una minaccia. E allora l'intenzione è quella di intercettare con la fruizione, la valorizzazione turistica dei laghi nuovi flussi turistici. Quindi la prima cosa da fare sono interventi di sistema. La ciclabile dei laghi è un'operazione possibile. Chiediamo con questo intervento di smetterla di fare piccoli interventi, ma di avere un unico intervento coordinato. La infrastrutturazione delle aree agricole per consentire l'utilizzo del patrimonio rurale abbandonato, che può essere costituire un'alternativa al consumo di suoli attraverso nuove lottizzazioni. La realizzazione di impianti sportivi dentro i due laghi per avere una fruizione sostenibile anche dal punto di vista degli sport d'acqua. E poi inoltre, oltre a questi, 36 interventi privati, tra cui pubblici e privati, tra cui anche il recupero dell'insediamento abusivo di Torre Mileto Schiapparo. Secondo i calcoli della CNA, solo con quell'intervento metteremmo in moto investimenti per oltre 200 milioni di euro e di questo ha bisogno questa terra per ripartire. Antonio Nunziante, presidente CNA Foggia, perché l'interessamento della CNA sulla promozione e sul rilancio di questi due laghi costieri del Gargano? Perché l'interessamento è che la CNA si interessa su tutto il territorio provinciale. Siamo partiti dai laghi Garganici come primo progetto, come prima iniziativa, solo per un discorso di lavori iniziati in precedenza dalla CNA, anche per candidare il nostro progetto sulla legge regionale del 2017 che prevede la costituzione di patti d'area integrati. Cosa vi aspettate da questo progetto? Ma ci aspettiamo lo sviluppo del territorio, non solo lo sviluppo del territorio e creare opportunità alle imprese per le loro attività. Matteo Vocale, sindaco di San Nicandro Garganico, è il capofila, il comune di San Nicandro, il capofila di questo progetto integrato dei laghi costieri del Gargano. Concretamente, cosa vi aspettate da questo progetto? Beh, ci aspettiamo che la Regione prenda contezza che i sindaci di questa porzione della Puglia e quindi del Gargano, tra i primi probabilmente, hanno deciso di mettersi insieme e di ragionare del territorio, in termini di valorizzazione chiaramente, nel senso turistico, per renderlo attrattivo anche alle imprese, quindi per sfruttare al meglio le risorse, concentrandosi particolarmente su quelle che sono le due risorse storicamente maggiori, i due laghi, quindi il lago di Lesina e il lago di Varano.